Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi c'è un sole che mi carica proprio. Perché sono fortemente meteoropatico. Perché non lo sapessi, vuol dire che praticamente il tuo umore va a puttane quando piove e è super ultra quando c'è il sole e bel tempo e caldo. Vabbè, comunque a parte le mie stranezze, oggi voglio portarvi un video che sia un po' più particolare, nel senso che vi va a presentare quella che è praticamente la mia postazione gaming, se così la vogliamo chiamare. Ovviamente non è all'altezza, non so, io ho cliccato un po' su internet così, un po' su YouTube per vedere quelle delle persone medie, tra virgolette, ma non tanto medie, comunque ne ho ovunque, 7000 schermi, computer da 3000 dollari, cioè ovviamente quelle sono persone che o hanno un botto di iscritti e comunque hanno il modo di sponsorizzarsi da soli. Comunque, vabbè, al di là di questo, comunque devo presentare questo particolare video perché comunque voglio aggiornarvi sulla mia situazione attuale, che per carità io mi trovo benissimo con quello che ho, perché piano piano mi sono andato a migliorare con il tempo, raggiungendo un livello comunque di qualità, secondo me, abbastanza altino, ecco. Comunque mi rapporto agli altri, alle altre persone che fanno video, eccetera, anche se vado a riguardare magari i miei vecchi video in cui utilizzavo il microfono del cazzo, delle cuffie, cioè non mi posso sentire, invece adesso magari che ho questo tramite Audacity, che è un programma comunque per cambiare la voce, per migliorare la voce, riesco comunque a migliorare l'audio e avere un tono di voce relativamente decente. Quindi non vado a parlare oltre e vi lascio alle immagini con il mio commento di sotto. Allora ragazzi, cominciamo così con il mio vecchio schermo che praticamente tengo qui di fianco giusto per fare scena, tra virgolette, perché in realtà non serve un cazzo perché non sta nemmeno attaccato. Ed è un semplicissimo 19 pollici che mi ha servito onorevolmente per moltissimo tempo. Per poi passare la mia sedia, non da gaming perché è una sedia normalissima, direi relativamente comoda, niente di particolare, ma non l'ho pagata nemmeno tanto, quindi mi trovo benissimo così. Anche se inizia un po' a scricchiolare sinceramente, prima o poi la cambierò. Il prossimo pezzo sono le mie cuffie, che sono delle cuffie wireless Surround 7.1, di cui vado molto molto fiero perché sono veramente stupende, sia per un fattore estetico, perché hanno questi LED blu che ci dicono con tutta l'illuminazione generale, e in più perché hanno una qualità audio veramente fighissima, e in più ha anche questo piedistallo che è anch'esso fighissimo. Hanno una durata veramente infinita, io le ricarico sempre, ma veramente mi va avanti all'infinito a momenti. Quando non ho voglia di mettermi le cuffie alle orecchie, sento la musica tramite queste casse, che sono le Hercules, molto semplicissime, che però hanno una qualità audio, nonostante tutto, abbastanza buona per quelle che le ho pagate, e anche un piccolo surround sotto, che nonostante le sue piccole dimensioni, sa il fatto suo. Ma passiamo ora alla webcam di recente acquisto, che è la famosissima Logitech C920, che registra in Full HD, quindi 1080 30fps purtroppo. Ma comunque fa delle riprese molto belle, essendo una semplicissima webcam. È famosissima, la potete trovare su YouTube proprio con 2 milioni di unboxing e 2 milioni di recensioni. E comunque ha dato un grande salto di qualità al mio canale. Oh, ma passiamo ora finalmente al pezzo forte e il più recente acquisto sulla mia postazione, cioè questo monitor di 27 pollici. In special modo il modello Samsung S27D390. Mi sono un po' informato su internet quanto costi, e costa più o meno sui 300 euro se non l'ho trovato in sconto. Io l'ho trovato qua localmente a molto meno, tipo 220. Ha un tempo di risposta di circa 3 millisecondi, quindi non è proprio il top a livello di gaming eccetera, però vi dico che ha una qualità paventosamente alta nonostante sia solo 1080. Altro pezzo forte non di recente acquisto è il mio microfono, il Samsung Meteor. Ovviamente, come ho detto anche nell'intro, io utilizzavo il microfono delle cuffie, che è effettivamente una merda, nonostante potessi modificarlo un po' con Audacity eccetera, comunque era sempre una merda. E quindi ho trovato in sconto questo spettacolare microfono, che è un compromesso tra un microfono da 20 euro e il, non so, un Blue Yeti che costa 130 euro. E questo lo potete trovare anche a una 50-55 euro, io l'ho pagato 70. Però Amazon ogni tanto spara quei sconti atomici che vi permette di andare a comprare delle cose che potenzialmente costerebbero di più. E la qualità audio di questo microfono la sentite tutti i giorni. Da grande malato di acquisto di tastiere, sono passato dall'avere una tastiera meccanica Black Switch, quindi i switch sono più pesanti, a questa Logitech G410. Io mi ero innamorato della G910, che è la versione, diciamo, molto meno compatta di questa, che infatti è lunga 2 km, sulla mia scrivania non c'entra purtroppo. E quindi ho trovato questa, che fortunatamente era in sconto, perché questa è una tastiera che costa veramente tantissimo, tipo 150 euro costa a prezzo pieno, e l'ho trovata al 50%, quindi l'avevo trovata a 75 euro circa, una roba del genere, 79, una roba simile. Se no non l'avrei mai acquistato, ovviamente non spendo 150 euro per una tastiera. E comunque ha una retroilluminazione paurosa, diverse impostazioni,
gli Switch dedicati Logitech, che non sono Switch normali, ma sono un mix di Switch, non ci ho capito un cazzo. Comunque, a me piace un sacco, questa tastiera è perfetta, non la cambierei mai. Altro pezzo forte è il mio mouse, cioè il Logitech G502. Sì, mi sono fatto ormai tutto il set Logitech, perché secondo me è una delle marche migliori, ma come è una marca atomica, la Razer o la Cooler Master o che cazzo ne so, ce ne sono tantissime di marche top, io mi sono fissato con la Logitech e quindi ho voluto finire il setup con la Logitech. È considerato da moltissimi il miglior mouse in circolazione, specialmente per gli FPS, perché è un mouse relativamente pesante, perché possono essere aggiunti dei pesetti sotto. Ha una rotellina molto particolare, che tramite un tasto al centro permette lo scorrimento praticamente infinito. L'impostazione di DPI può essere cambiata con tre profili diversi, e ha una piccola illuminazione lì, come potete vedere, che va e viene. Sotto a mouse e tastiera, come potete vedere, ci sono due tappetini separati, perché praticamente prima ne avevo uno, che è questo qua a sinistra, che è della Cooler Master, che mi si è un po' rovinato, e quello nuovo che ho comprato da poco è questo qua, che sembra la Logitech, in modo che mi si abbina con tastiera e mouse, niente di particolare. Oh, il computer ormai è, diciamo, tra virgolette vecchiotto, perché risale a 3 anni e mezzo fa. Non è niente di particolare, in breve ha un i5, la scheda video è la 750 GTX, niente, dell'Nvidia. 8 giga di RAM, insomma, va revisionato in certe cose, perché credo che innanzitutto una RAM sia fottuta, però vabbè. Comunque devo fare degli aggiornamenti su questo computer. Ragazzi, io per questo video vi saluto, vi ringrazio moltissimo per la visualizzazione, spero che vi sia piaciuto. Se volete delle specifiche un po' più tecniche, insomma, magari sulla tastiera o sul microfono, sul mouse, bastate che me lo scrivete nei commenti, non c'è nessun problema, ve le dico. O magari ci faccio anche dei video a parte, specialmente magari su cose più particolari come la tastiera, per esempio, che ci si potrebbe parlare 10 minuti tranquillamente. E noi ci vediamo al prossimo video come sempre, ciao a tutti ragazzi.